Monte d'Oglio, una risorsa idrica di fondamentale importanza per l'agricoltura e l'economia di un'ampia area geografica che va oltre l'altavalle del Tevere. In un'ottica futura si dovrà però intervenire su alcune criticità che al momento, in certe aree, ne limitano gli attingimenti. In Val Tiberina, a sud della strada statale Senesa-Retina, nell'area di Gricignano, manca ancora una rete irrigua per la distribuzione dell'acqua del bacino artificiale. Dopo che in passato fu predisposto, senza però mai essere attuato, un progetto per collegare quest'area al sistema di irrigazione alimentato da Monte d'Oglio, recentemente è stato avviato un canale di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Val Tiberina e la Regione Toscana, che a breve potrebbe portare al completamento di un'efficace rete distributiva. Contestualmente, Layout, che gestisce la diga, ha iniziato i lavori per realizzare un secondo impianto di sollevamento, che grazie all'installazione di altre due pompe renderà più efficace il sistema di attingimento alla risorsa idrica. Tra i vari utilizzi dell'invaso di Monte d'Oglio c'è anche quello della produzione elettrica. Immediatamente a valle della diga c'è una centrale idroelettrica che, sfruttando una parte del deflusso dell'acqua, consente di ottenere energia pulita e rinnovabile. Ai piedi dello sbarramento di valle della diga insiste una centralina idroelettrica alimentata da una condotta in acciaio di 1200 mm di diametro, che parte dal manufatto di restituzione in alveo dello sbarramento e alimenta la centralina costituita da due gruppi gemelli turbina alternatore dalla potenza installata di 600 kW ciascuno. Viene sfruttata la centrale idroelettrica per produrre energia elettrica e rilasciando il cosiddetto deflusso minimo vitale, che è costituito da circa un volume annuo di 40 milioni di metri cubi. L'ente gestore dell'impianto sta al momento cercando di capire come sfruttare l'opportunità di realizzare comunità energetiche correlate all'energia elettrica prodotta dalla diga. Noi abbiamo una produzione media di circa 3,5 gigawattore. Al momento in cui saranno appunto attualizzati con i decreti le norme vigenti, abbiamo idea di utilizzarle per condividerle con la comunità energetica che dovremo costituire con le amministrazioni comunali che saranno nel perimetro servito dalla cabina di trasformazione, così come previsto dalla norma. L'idea di sfruttare acqua per produrre energia non è certo nuova in Val Tiberina. In passato, infatti, il flusso della Reglia, che si originava dal Tevere subito a valle dell'attuale sbarramento, azionava ben 11 mulini, che sorgevano tra la località angiarese di Viaio e la frazione umbra di Pistrino. Infine, concludendo con le opportunità che potrebbe offrire Monte d'Oglio, sono in aggiornamento i dati sui materiali litoidi che si depositano sull'invaso. In base a quanto emergerà, quindi in relazione all'effettivo volume di pietre, ghiaie e sabbie che si accumulano nelle cosiddette code dei corsi d'acqua emissari, potrebbe verosimilmente prospettarsi la possibilità di rilasciare concessioni che possano autorizzare eventuali ditte private a raccogliere e valorizzare tali materiali in cambio della conseguente ripulitura di una porzione di superficie che per buona parte dell'anno è occupata dall'acqua.
Al di là dell'aspetto economico, periodici interventi di dragaggio e pulitura, associati ad altri di sistemazione idrogeologica e forestale da effettuare nel bacino a monte, saranno nel corso del tempo comunque da pianificare, al fine di ridurre l'interrimento dell'invaso e il relativo deterioramento degli ecosistemi che ad esso si legano.